103 quest'anno dedicata all'estate 2025 si sta svolgendo presso la fiera di Milano Rho con 1167 espositori tra cui concerie, produttori di accessori, componenti, tessuti e materiali sintetici per una superficie espositiva superiore ai 44.000 metri quadrati. Tanti sono le ditte straniere provenienti da 43 paesi per questa edizione appunto Summer 2025. L'inapelle 103 si conferma come la fiera del settore della pelle nel mondo, perché non esistono altre manifestazioni in grado di raggruppare nello stesso luogo, nello stesso momento, tantissime aziende. La filiera di pelle, del comparto conciario, è composta da 60.000 aziende, 2 milioni e mezzo di addetti e capace di generare un giro d'affari di 150 miliardi di dollari. Linapelle 103 si annuncia con un programma ricco di eventi, di contenuti, di aspettative creative e oltre che di mercato. Sotto i riflettori di questa edizione saranno le tendenze moda, studiate dal Comitato Moda Linea Pelle per la stagione estiva 2025, sintetizzate in un titolo singolare e allo stesso tempo evocativo, Vouchardé cioè il contrario di déjà vu. È un invito a liberare l'immaginazione, un inno al cambiamento e a vivere le situazioni consuete come se si vedessero per la prima volta, per cambiare il proprio punto di vista e immaginare una nuova prospettiva. L'Inapelle 103 si svolgerà in contemporanea con le fiere della galassia di Confindustria Moda, ovvero il MICAM per quanto riguarda le calzature e il MIPEL per quanto riguarda la pelletteria il The One Milano l'abbigliamento e Milano Fashion Moda e gioielleria. Molti sono anche seminari stilistici che si prevedono in questa edizione Summer 2025. E come ogni edizione di febbraio, anche questa ospiterà la finale di Amici per la Pelle, che coinvolge oltre mille studenti delle scuole secondarie di primo grado presenti nei vari distretti industriali della Pelle. Un'iniziativa formativa ormai consolidata, organizzata in collaborazione con Unice e concerie italiane e che si affianca alla presenza in fiera degli stand di alcuni prestigiosi istituti di moda italiani. Lineapelle 103 si è inoltre visitata da alcune delegazioni internazionali organizzate grazie al supporto di Agenzia Ita Ice, ovvero Istituto Commercio Estero. Ma ora andiamo a vedere le prossime collezioni moda e a sentire i vari protagonisti. In Apelle Summer 2025 siamo arrivati nello stand della Rivadavia Spa, una conceria molto importante con il titolare Andrea Landi. Manca solo la spiaggia caraibica, poi i colori ci sono tutti. Sì, abbiamo cercato di dare buongiorno a tutti, abbiamo cercato di dare un tono di colore a questa stagione, eh, pensiamo ce ne sia bisogno in tutti i sensi, sia proprio come tendenza che come positività. Niente, eh, crediamo molto su questa collezione che abbiamo fatto e speriamo che sia il punto di partenza per un rilancio che tutto il comparto ha bisogno per eh, aspirare a nuovi obiettivi importanti. Primo giorno di linea pelle, possiamo dire già una buona affluenza, ecco però parliamo però dei colori, cosa presentate? Allora, eh, la Riva D'Avia è fondamentalmente un'azienda che produce scamosciati di media alta qualità. I colori che secondo noi saranno in tendenza sono i colori del, dei bianchi, tutta la, la tonalità dei bianchi e dei pesca molto tenui. Quindi quella è la coloritura che secondo noi sarà importante per la prossima stagione Summer Season 25. Linea Pelle 103, questo è il numero delle edizioni qua appunto nella Fiera di Milano-Rò, ricordiamo prima era a Bologna e diciamo c'è sempre però una grande tendenza a presentare al meglio i colori e soprattutto la qualità delle concerie italiane. Sì assolutamente, Linea Pelle è la, la manifestazione più importante nel, nel mondo conciario e la qualità che contraddistingue le conciarie italiane sicuramente la fa da padrona. Eh, questo sarà sicuramente l'unico aspetto che potrà far sì che il mondo conciario italiano possa stare in piedi. Buona fiera. Grazie altrettanto. Graziano Balducci è il vicepresidente Unice, ma soprattutto è il presidente della stazione sperimentale delle Pelli. Una grande iniziativa, soprattutto sono 4-5 anni che ha ripreso veramente una grande attività. Sì, la stazione sperimentale ormai è il punto di riferimento di tutte le aziende della filiera, in particolare per quanto riguarda la ricerca e soprattutto anche per quanto riguarda il servizio alle imprese. C'è un grande connubio fra te e i direttori, io credo che queste sono cose anche importanti, ovvero il rapporto umano. Sì sicuramente, è molto importante il rapporto umano, in particolare il direttore imperiale è veramente una persona che sa dove eventualmente trovare le... E diciamo le opportunità e soprattutto per quanto riguarda il nuovo PNRR, lui sa dove eventualmente trovare i finanziamenti per la ricerca soprattutto. Una ricerca importante, noi siamo partiti 15 anni fa, lo sai benissimo, con queste telecamere, con questa iniziativa di questo speciale televisivo Linea Pelle, è di te il presidente tra l'altro dell'Unice e credo molto importante è la sostenibilità, sei stato fra i primi fautori a parlarne quando sembrava un'utopia, oggi in realtà. No, la sostenibilità è la base di, di, di tutto, in particolare noi eh, come azienda eh, puntiamo tantissimo sulla riduzione dell'acqua, della, dell la riduzione dei prodotti chimici ed eventualmente anche eh, dell'energia. Energia ma è tutto, è tutto basato sulla sostenibilità. La sostenibilità sappiamo bene che è il futuro della nostra azienda e eh, come ho sempre detto l'industria conciaria italiana è all'avanguardia per, per, per tutte queste cose e, e quindi la Conceria italiana è la numero uno, ma soprattutto anche a livello di articolistica eh, non c'è confronto nei confronti di tutto il resto del mondo. Te sei anche vicepresidente dell'Unice, Unione Nazionale Industria Conciaria, Concerie Italiane. Ecco, due parole sul comparto a livello generale. Ma il comparto in questo momento sta un po' soffrendo eh, la congiuntura perché? perché anche i nostri clienti, in particolare tu i brand, ma non solo, stanno un pochino soffrendo anche dovuto a questa incertezza che c'è a livello mondiale le guerre eccetera eccetera ma soprattutto il consumo si sta un pochino diminuendo poi è logico che ci saranno aziende che diciamo problemi non ne hanno però eh, è sicuramente importante in questo momento dare ancora di più eh, dei, dei grandissimi come siamo innovatori del mercato. Per il comparto conciario del Veneto siamo alla Garbi Pell Group con Giulio Cracco specializzato in cavallino veramente uno stand molto molto interessante. Sì, eh, quest'oggi presentiamo le nuove proposte mh, per il cavallino, abbiamo dei colori accesi per, eh, per l'estate, abbiamo dei laser che mh, funzionano molto in questo periodo, ma anche delle macchie tricolori naturali che eh, hanno riscontrato molto successo nelle ultime sfilate di moda. Poi abbiamo delle stampe serie grafiche che sono sempre richieste e sono piaciute insomma, anche quest'anno. Questa, quest Giulio tra l'altro lo stand si sta affollando, ricordiamo è il primo giorno di questa 103 edizione di Linea Pelle. Ecco a chi viene venduto il vostro materiale, a cosa serve? Spieghiamolo bene a casa. Le nostre pelli vengono usate soprattutto per i calzaturifici, ma anche per fare delle borse e per l'arredamento. Possono farsi dei tappeti sia naturali che dei patchwork. E mentre per l'abbigliamento abbiamo qualche articolo, però diciamo che siamo principalmente per l'ambito delle scarpe e delle borse. Per concludere, ecco, quali colori presentate per questo Summer 2025? Allora, questo, questo Summer eh, presentiamo alcuni toni di rosa eh, che sono molto piaciuti e anche però i marroni che anche se l'estate e la primavera sono molto richiesti. Il dottor Matteo De Rosa è l'amministratore delegato, il CEO dell'LVMH d'Arto, ovvero un gruppo molto importante che la scorsa edizione, proprio qui dalle nostre telecamere ed in questa trasmissione speciale in appelle dedicata appunto a questa edizione a Summer 2025, avete presentato questo progetto innovativo dove, mi ricordo molto bene, dice noi ci interessa solo i numeri 1, non i numeri 2. Come sta andando? Sta andando molto bene, siamo molto contenti e in questa edizione, appunto perché ci interessano solo i numeri uno e non i numeri 2, come hai citato giustamente, abbiamo dato diciamo, adito al, a quello che abbiamo illustrato la volta scorsa, e presentiamo dei progetti e dei prodotti che sono il risultato di collaborazioni tra due o tre delle nostre aziende insieme, per far vedere come l'eccellenza, anche da varie parti del mondo, da zone diverse, dal Giappone a Singapore, all'Italia, alla Spagna, unita insieme può creare innovazione, unita alla creatività. E credo che questa sia veramente una cosa importante, ovvero unire le sinergie, le sinergie dell'eccellenza. È importantissimo far conoscere, far scambiare, contaminare per andare avanti e produrre non solo dei prodotti nuovi ma anche delle modalità operative nuove, delle realtà che sono nel mercato oggi ma che rimarranno nel futuro. Una cosa però la devo chiedere a livello giornalistico, si aspettava questo successo, insomma questa integrazione così presto? No, è stata molto veloce, siamo molto contenti di questo però. Conceria San Lorenzo di Castelfranco di Sotto, nonostante sia un'edizione dedicata a Summer 2025, uno stand molto pieno, loro fanno Shilling, ne parliamo con Michela Gallerini, direttore commerciale. Effettivamente, insomma, ve l'aspettavate questa affluenza? Ma non ce l'aspettavamo, ma è sempre una bella sorpresa vedere che nonostante un articolo così invernale ma ormai non lo è più per nostra fortuna ci fa piacere che abbia ancora campo anche nell'estivo e quindi straordinariamente abbiamo avuto un afflusso di persone importanti. Michela cosa hanno richiesto questi clienti? Ma ehm, più che altro va le lane, tutte lane colorate, lavorazioni luminescenti, un po' di lamine, tutto ciò che riporta un po' all'estivo. Però noi proponiamo tutto. Ormai non c'è più la, la stagionalità, per fortuna. Abbiamo fatto e stiamo vedendo le immagini di tantissimi colori, molto sgargianti. Ecco, quali colori andranno per la prossima stagione estiva? Ma vanno tanto i colori verdi, gli aranci, però vanno anche tanto i neutri. C'è cioè, un po' un bisogno di sobrietà. Siete stati fra i primi, tra l'altro, proprio sugli sciri, mi ricordo nelle vecchie interviste, a fare anche incisioni, si dice così? Le scavature, <ride> le scavature, sì, ormai non proponiamo più la, la pelle fine a se stessa, ma proponiamo dei progetti, le scavature, gli intarsi, serigrafie. Cerchiamo di fare un pacchetto completo al cliente invece di, di consegnare la sola pelle che ormai è venuta un pochino a noia. Questi materiali su cosa vengono usati, cioè cosa producono? Vengono usati sia da abbigliamento, pelletteria, calzatura, per fortuna è un articolo che può spaziare in qualsiasi tipo di settore quindi ci divertiamo. Antonio Quirici è il presidente del consorzio Cuoio di Toscana, una grande realtà produttiva, le maggiori concerie ovviamente produttrici di cuoio, che è la cosa fondamentale, la cosa naturale. Il nostro cuoio, come sempre, è ecosostenibile, conciato con concelenta in vasca, con tannini naturali e quindi nel green siamo nel nostro DNA. E questa a gennaio abbiamo presentato al nostro evento il nostro soletto in cuoio, lotto con il fiore del cuoio, disegnato da stilisti quali Marco Rambaldi e Federico Cina, quali hanno supportato il nostro soletto in cuoio. Una grande manifestazione, erano presenti anche le nostre telecamere, ma soprattutto una grande Kermesse con tanti addetti ai lavori e credo anche tanti clienti importanti. Certo, abbiamo, stiamo creando la sinergia all'interno della filiera per cui siamo presenti sia come concerie, il il cuore del consorzio di Toscana, e poi successivamente edifici, calzatori calzatorifici e brand importanti, direttori importanti diciamo, di vari brand, più importanti quali sia francesi che italiani, a partire da Chanel, Hermès, Lobotè e poi italiani quali Ferragamo, Prada e Dolce Gabbana. Una grande collaborazione anche con Pitti Immagine, ormai sono tantissime edizioni che partecipate e credo che anche questo connubio sia da citare. Sì, è fondamentale la collaborazione con Pitti Uomo, la fiera di Pitti Uomo che si svolge sempre a Firenze, eh, due volte l'anno, una volta a gennaio e una volta a giugno e noi siamo parte integrante della, della, diciamo, della manifestazione. E soprattutto ricordiamo, visto che siamo qui nella fiera di Milano, anche cosa fate a Milano? Certo, lo presentiamo nei nostri vari articoli, e, per esempio qui dietro di me vedete una realizzazione di, di un, un groppone nel quale si vede proprio la caratteristica del nostro DNA, del green, proprio fatto conciato con tannini naturali. Secondo giorno di Linea Pelle numero 103 dedicato appunto all'estate 2025. Ieri le prime interviste con i vari protagonisti. Oggi oltretutto sentiremo i vari presidenti appunto di Linea Pelle ed altri espositori per quanto riguarda appunto Summer 2025. Il Cavaliere del Lavoro Gianni Russo, un grande imprenditore del settore conciario e anche il presidente di Linea Pelle. Questa grande iniziativa, questa grande kermesse è giunta alla 103 edizione. Cavaliere innanzitutto ben ritrovato ma soprattutto hai fatto una dichiarazione importante, ovvero hai dichiarato che il comparto è veramente importante, tutto unito. Eh, sì, ci troviamo alla 103 edizione. Eh... E questa edizione cade in un momento un po' particolare ehm, per le situazioni geopolitiche del mondo che ci preoccupano un po' e eh, quindi il, il mondo eh, non, non marcia bene e eh, quindi dobbiamo fare molta attenzione sperando che non ci siano ricadute eh, sui consumi del lusso. Ma ciò nonostante bisognerebbe sottolineare l'importanza di questa fiera, l'importanza de, di linea pelle nell'ambito della, de, della forza che può dare a tutta la filiera. Vorrei citare alcuni numeri, sono circa 1200 espositori provenienti da 42 paesi. Eh, la forza di questa, eh, di questa linea pelle che eh, accoppia una serie di espositori che alimentano ben 60.000 aziende e danno lavoro nel mondo a oltre 2 milioni e mezzo di persone di, di, di manodopera e, e credo che questo sia una cosa molto importante perché quando si parte dalle fiere eh, delle materie prime che sono la parte bassa delle filiere, per gli effetti moltiplicatori l'effetto che emerge è che poi si alimenta un fatturato di oltre 150 miliardi su tutta la filiera del cuoio e, e di tutti gli accessori che riguardano il fashion system. Questo è molto importante da tenere presente per dare l'importanza giusta a un settore complesso e importante come la Conceria, la Conceria poi italiana che poi è un'eccellenza, un se pensiamo che siamo circa il 25% della forza eh, mondiale e oltre il 65% della forza europea. Presidente, io aggiungerei anche il messaggio sulla sostenibilità, perché credo che da queste telecamere, come ho già detto anche ieri a Graziano Balducci, che te conosci molto bene, quando lui era presidente dell'Unice e te ovviamente facevi già parte dello staff operativo, abbiamo iniziato veramente oltre 10-15 anni fa a parlare di sostenibilità. Oggi l'ambiente è fondamentale. Eh, credo che la Conceria italiana, dal punto di vista della sostenibilità, sia attualmente la, la numero uno al mondo. Eh, lo dimostrano anche i, i dati, lo dimostrano anche gli investimenti che le Concerie eh, fanno nel campo della sostenibilità. Io credo che l'investimento medio sulla base dei ricavi sfiori il 4%. Eh, noi siamo molto sensibili al tema della sostenibilità, alla tutela del pianeta. Noi vogliamo essere veramente dei buoni guardiani del pianeta. Non vogliamo, come alcuni fanatici, diventare i padroni il pianeta, ma vogliamo essere dei buoni guardiani. Bella questa affermazione di essere guardiani, ma soprattutto anche sostenitori dell'ambiente, così come fate voi ovviamente grandi imprenditori del settore conciario. Però due parole anche dal tuo punto di vista sul comparto in questa situazione economica. Il comparto pelle ehm, attraversa un momento di, di indecisione. Eh, nel mondo c'è la gente che non ragiona, ci sono troppe guerre, troppe instabilità e, e, questo, e questi, questi dati di fatto che sono veramente stravolgenti potrebbero avere delle ricadute anche sui consumi. Eh, quindi bisogna essere molto attenti, monitorare la situazione, sperare che le cose migliorano in tempi abbastanza brevi. C'è un dato positivo, ho letto i dati delle vendite del capodanno cinese che hanno registrato buone vendite, questo ci fa ben sperare. Eh, però, insomma, tutto sommato il, il settore del lusso eh, cederà a qualche punto di crescita, ma rimarrà sempre vivo. Ora a te come presidente di Pelle, permettimi di chiederti. Un messaggio a tutti gli espositori che sono veramente quasi 1200, come hai detto te, da 42 paesi, ma soprattutto a tantissimi e migliaia di visitatori che, come vedi, stanno venendo qui alla Fiera di Milano-Rò. Ottimismo, credere nel proprio lavoro, dare sempre alle proprie aziende una svolta basata sul principio della ricerca e della progettazione, eh, tenere molto occhio la sostenibilità, prodotti veramente sani. Credo che con l'ottimismo si va avanti e eh, sono convinto che gli operatori conciari, gran parte, poi c'è anche un ricambio generazionale che sta dimostrando veramente grandi numeri. Grazie. Prialpina Tanneris, siamo qui nel distretto industriale di Arsenians, precisamente a Chiampo, siamo con Marco Baldisserotto. Ecco, cosa presentate per questa collezione Summer 2025? Allora, per la collezione Summer 2025 presentiamo diverse nappe, quindi principalmente pellami con mano morbida e sempre alla ricerca un po' del, del, diciamo, del lucido, della puntina lucida, quindi del look che può attrarre un po' il cliente in, queste, in questa edizione qua, eh, in modo da poter far, eh, ripartire un po' le, il lavoro perché sì, non è facile in questi momenti, quindi si cerca anche un po' i lucidi e, e sempre attenti alla moda perché la moda corre, la moda va e bisogna sempre eh, riuscire a starci dietro. Marco ecco, quali colori, quale tendenze presentate? Allora principalmente presentiamo eh, delle nappe, delle nappe su vitello, su mezzi vitelli e su mezzi bovetti. Eh, presentiamo degli articoli molto naturali, quindi molto scoperti, trasparenti e degli articoli invece un po' più coperti, adatti più alla, produzione, alla, alla grande produzione con la tagliabilità, eh, con articolistica per sneakers, per borse, sempre eh, su impronta morbida. È importante, l'abbiamo detto anche a tanti tuoi colleghi conciatori, la presenza qua a Linea Pelle. Oltretutto il presidente di Linea Pelle, Cavaliere Gianni Russo, ha dichiarato che è l'unica fiera che veramente mette tutti insieme, tutto il comparto mondiale. Credo che questo sia importante. Sì, è molto importante. Diciamo che la fiera di Milano, Linea Pelle in Milano, è la, fiera dove, è la fiera più importante, la fiera dove... Eh, ci sono più visitatori dove puoi esporre un po' di tutto quindi eh, l'ampia gamma di, di prodotti che, si, che, presenti, che, si, che ogni conceria presenta eh, può essere eh, diciamo motivo di vendita per qualsiasi tipo di cliente e quindi è una delle più importanti sicuramente. Sciarada Industria Conciara di Castelfranco di sotto, siamo col titolare Simone Castellani, abbiamo detto insomma, portiamo anche bene perché ti abbiamo riempito lo stand oltre alla telecamera. Sì, in effetti l'affluenza è più che positiva, ci sono stati alcuni momenti abbastanza importanti. Eh, non so, le prospettive in questo mondo un po' altanelante non sono così, eh, però la fiera sta andando in maniera positiva, sono contento. Sì. Ritorno a un classico nel segmento uomo, un ritorno a una stivalleria nel segmento donna, quindi la necessità di avere materiali sempre più lussuosi e qualitativamente eh, sempre superiori. Quindi ci sono delle buone prospettive. Eh, questo fa molto piacere, soprattutto dalle nostre telecamere. Simone però appunto visto che sono esposte diciamo, degli articoli molto belli e molto importanti, ecco, su cosa vi siete basati, su quali colori? Ma la tendenza ai colori siamo sempre in questo periodo dove magari eh, l'eccesso delle, delle lavorazioni è un po' rallentato, sempre colori tenui caldi, i toni mh, dei colori cammello, naturali, questi sono un po' quelli che in fondo sono più richiesti rispetto a eh, cose particolari che prima andavano tanto per il mondo della sneaker per colorare appunto una, una scarpa, una borsa mh, in maniera un po' eccessiva, oggi vedo che si sta ripulendo tutto questo segmento. La qualità delle pelli italiane, delle concerie italiane non è messa in discussione, ecco qual è il vostro segreto? Come riuscite a trovare questi articoli? È lavorare tanto sulle acquisizioni, sulle materie prime, sulla costanza di produzione e sul prodotto perché fondamentalmente eh, riavere un prodotto di base in, eh, con una qualità e una lavorazione di qualità sicuramente poi il consumatore lo apprezza in finale, questo è uno dei segreti, quindi lavorare nella qualità. Insomma, tra l'altro permetti anche di salutare tuo padre Ezio Castellani che è il presidente tra l'altro dell'associazione Conciatori Santa sull'Arno, insomma una bella associazione, credo se non la più importante e la più qualificata. Sì, saluto anch'io Babbo e domani spero che sia presente qui l'ultimo giorno, ha detto che faceva un, un saluto qui in, in fiera. È importante, l'associazione in questi momenti è determinante, lo è sempre stata ma in questi momenti sempre di più. Ci sono delle concause che vanno riorganizzate e quindi l'impegno suo è proprio quello, perché l'ha sempre detto, di portarlo avanti col massimo impegno finché, finché ottenga un risultato per la comunità che è determinante. No? L'unione fa la forza. Assolutamente sì. E non poteva mancare in questo speciale televisivo Linea Pelle Salmer 2025 di Odato De Maio, ovvero DMD Solofra. Come sempre uno stand molto accogliente, soprattutto anche voi, molti colori sgargianti e se permetti anche de, de, delle novità. Sì, estivo sempre proposta colore, proposta luce, proposta intensità. Sotto questo aspetto siamo, cerchiamo sempre di essere propositivi con, de, con delle nuove tendenze, nuovi articoli, anche se come dicevamo prima, situazione congiuntura economica molto difficile, estremamente difficile, quindi da considerare anche quello che può essere l'impostazione di azienda Italia, di conceria Italia, tendente sempre più alla qualità, tendente sempre più a un servizio di qualità a un'assistenza, anche a un lavoro di squadra importante che per noi, anche personalmente per me, è determinante, quindi un innalzamento, uno step ancora giornaliero di qualitativo sotto tutti gli aspetti, perché oggi purtroppo i consumi si sono ridotti, si compra al giusto e quindi di conseguenza dobbiamo essere noi aziende concerie in condizione di poter offrire dei prodotti rapporto qualità-prezzo sempre più competitivi. Fra le varie tipologie esposte, ecco, secondo il vostro punto di vista su che colore avete lavorato per la prossima estate 2025? Sono sempre colori pastello, il celeste, un, un, un rosa, un, come vedi qui c'è un, un po' di gamma che può essere un pastello ma che è sempre uh, come dire mixato con un po' di vintage, con un po' di sportivo, non pulito, non estremamente classico perché devi mettere in condizione chi costruisce scarpe, chi propone, chi fa moda, di dare quel po' di valore aggiunto per dare un attimo di diversità a quello che è una scarpa classica che oggi per stimolare il consumatore, giustamente il valore aggiunto è estremamente importante. Guarda, a me mi ha colpito proprio... Un pellame che avete esposto con laminati, lei cioè veramente delle cose innovative e molto sgargianti se permette, che con le vostre luci messe apposta, sono fatte apposta ovviamente, insomma veramente colpiscono. Sì, diciamo il 50% se non anche di più della nostra proposta dei campioni di estivo sono laminati e prodotti luminescenti, ologrammi, effetti particolari, proprio come dicevamo prima per... per chi utilizza questi nostri materiali, metterli in condizione di produrre de, delle modellerie interessanti. Te sei anche consigliere per quanto riguarda l'unice del settore industriale di Solofra, ecco com'è la situazione associativa, so che ti impegni tanto come era tuo padre. Sì, è un, un altro aspetto estremamente difficile perché oggi in un momento così pesante Abbiamo noi, ognuno di noi i nostri problemi nella nostra azienda e quello che stiamo cercando di fare è una riorganizzazione del distretto conciario di Solofra per cercare, tentare, sperando di arrivare a un obiettivo, quello che ci siamo prefissati, di ricominciare a vivere una vita associativa più intensa, più importante, soprattutto con le nuove generazioni sinceramente, perché è giusto che anche si dia lo spazio anche ai giovani per mentalità, per ideologia, per, per energia, per tante cose. Quindi è una cosa che ne vengo, come si dice, da, da, da una persona che ha fatto vita associativa sul distretto in una maniera importante e che ho avuto la fortuna anche di, 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 di acquisire quel minimo di, 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 di esperienza, di indicazione per poter tentare di portare avanti questo, questo discorso. Massimo Baldini è il patrone del gruppo Biochimica. Dopo il progetto Green Finish oggi un nuovo progetto si chiama LCA. Eh, mitigare la CO2, cos'era l'LCA? L'LCA è eh, misurare la vita della pelle. La vita della pelle è un percorso dove si parte da, dall'inizio, dalla materia prima e si cerca di disegnare questo percorso tenendo di conto di tutti i parametri che portano ad avere una pelle con basso impatto ambientale. Oltre a questo si cerca nel progetto di mitigare la CO2 che l'azienda produce per fare il percorso di produzione del prodotto chimico e la trasformazione. Te sei fra i maggiori fornitori delle principali concerie italiane e non solo. Ecco, la situazione del comparto abbiamo sentito da tanti espositori, non è proprio rosa, però basta aspettare perché il comparto deve ripartire, perché la qualità è qui. Diciamo che io sono di natura ottimista e per questo quindi... Cerco di pensarla in maniera positiva anche se veramente ora è un momento delicato, un momento delicato di meno quantità da produrre e di conseguenza è un momento più critico. Basta vedere anche non solo nel nostro mondo, cioè tutta l'economia. A un rallentamento massimo tra l'altro voi siete quelli che studiate no che inventate posso dire così farvi passare questo termine i vari prodotti le varie diciamo collezioni che poi appunto vengono scelte dai vari stilisti ecco che colori ci aspetta questo summer 2025 allora, diciamo che i colori sono colori che ci ci fanno innamorare perché Tutta la passione che ci mettiamo in questo mestiere è anche dovuto all'innamoramento che abbiamo. I colori sono colori pastello, quindi come si possano vedere anche dietro di noi, ma non è tanto il concetto del colore, è il concetto del, di un prodotto di cui abbia un impatto ambientale eh, negativo, cioè negativo nel senso più green che stiamo utilizzando queste parole per spiegarci e diciamo, siamo ottimisti anche su questo punto di vista perché siamo sensibili a, questa, a questo comprensorio, siamo sensibili sulla pelle di, di fare bella figura nel nostro mondo e quindi eh, tutto il giorno cerchiamo di studiare qualcosa che il percorso dei brand a questo punto ci ha insegnato durante questi anni. Nelle nostre varie interviste siamo partiti veramente quando la sostenibilità era all'inizio. Oggi la tua azienda è certificata al livello 3 del ZDHC, credo che questo sia un importante passaggio. Lo ZDHC, eh, diciamo in questi anni abbiamo portato avanti il progetto, ma come si diceva prima il progetto ad oggi più interessante in questo periodo è quello di portare a una pelle con basso impatto ambientale e il percorso dell'LCA è quello che ci guiderà in questi anni. Inna pelle numero 103 dedicato appunto all'estate 2025 con i vari protagonisti oggi Oltretutto sentiremo i vari presidenti di Linea Pelle ed altri espositori per quanto riguarda appunto Summer 2025. Andrea Federici, distributore Stalle, non poteva mancare al nostro appuntamento televisivo qua a Linea Pelle. Innanzitutto parliamo di questa novità, l'avevamo già accennato nelle scorse edizioni, questo zero impact è diventato fondamentale. Lo zero impact per stalle, perciò io distributore stalle, è sempre più fondamentale. Eh, ieri ho avuto un briefing con l'azienda e ci sono nuovi prodotti che vanno al di là delle realtà che esistono. Perciò i bisfenoli, cioè la tecnologia stalle per il futuro sarà una tecnologia dove non si sentono nemmeno rammentare i fenoli. Perciò è totalmente zero l'impatto sulle pelli e di conseguenza sulla natura e sul mondo. Andrea, te hai già visitato i tuoi primari clienti? Ecco, come hai trovato e soprattutto cosa hai presentato delle tue collezioni? Ovviamente loro poi l'hanno elaborato. Allora, eh, i miei clienti li ho visitati, le collezioni sono piaciute, le, i clienti, cioè il momento è un momento particolare, è un momento di, di cambiamento, è un momento... Dove assistiamo a dei cambiamenti non solo per le concerie ma anche per i brand. Noi siamo a stretto contatto giornaliero con i brand e la loro fatica, dettata anche forse da acquisti mal formulati, ha portato a un riempimento dei magazzini. Ora questi magazzini si stanno svuotando, ma dovremo tenere botta per almeno due o tre mesi. Poi, chi vivrà vedrà. Quindi il comparto conciario, soprattutto quello delle concerie italiane di alta qualità, ha comunque una ottima prospettiva perché è lì che si fa la moda. La prospettiva dipende da questi cambiamenti che ci sono stati anche all'interno di, di grossi brand, da stilisti, da designer e tutto e poi da questi magazzini saturi, poi ci sono avvicendamenti, acquisizioni che portano un po' di trambusto, sono tra virgolette le guerre de, del nostro settore che portano a dei momenti di stop, poi pe, eh, con delle ripartenze. Però bisogna essere forti e tenere duro. Da parte nostra il massimo per la ricerca, l'azienda, la Stal eh, mi tutela. e... Abbiamo nuovi prodotti, abbiamo sempre riguardanti l'impatto zero, nuove tecnologie e, e cerchiamo sempre di essere pronti e di fare assistenza e sviluppo per i nostri clienti. Te da questi microfoni sempre hai sempre lanciato una, tra, una grande attenzione per quanto riguarda la sostenibilità, ovvero la salvaguardia ambientale. Ecco, con questo nuovo prodotto penso siamo arrivati quasi all'impossibile, o sbaglio? L'impossibile no, però io non più tardi, di 5-6 anni fa, sempre con te, ho, ho detto quello che è il conciatore, anche se io vendo prodotti chimici, il conciatore dal tempo dei Fenici è il primo ecosostenitore e che mi vengano fuori con le pelli vegane, che mi vengano fuori con pelli, pelli si parla di pelle animale che viene trasformata per togliere una carcassa di un animale da terra. Perciò, è dal tempo dei fenici che abbiamo a che fare con il massimo del sostenitore per l'ambiente e per la tutela delle persone, il conciatore. Perciò noi siamo partiti da lì. E noi come prodotti chimici stiamo dietro ai conciatori dando dei prodotti che siano sempre più naturali, con un impatto per l'ambiente paragonabile a zero. Da quanto hai dichiarato proprio in questa intervista, quindi c'è una prospettiva o comunque un'attenzione di prospettiva a breve, secondo come hai detto te appunto, appena si liberano questi magazzini? Sì, la prospettiva è quella, però bisogna che si liberino questi magazzini, poi c'è chi l'ha più liberi, c'è chi l'ha meno liberi, però in linea di massima è un momento di grossa confusione e di attesa. Non poteva mancare Sabrina Frontini dell'ICEC, l'istituto di certificazione che abbiamo trovato veramente in tantissimi stand, soprattutto anche uno stand quest'anno a Padiglione 13. Esatto, abbiamo una posizione strategica e questo ci ha aiutato molto a essere presenti, a avere tantissimi contatti e soprattutto a promuovere quelle che sono le certificazioni presenti in fiera di tanti espositori. Lo avrete sicuramente visto dai marchi esposti. Sì abbiamo visto tra l'altro, ecco qua sta passando proprio la foto, tantissime aziende certificate dal vostro istituto, credo che noi quando siamo partiti dieci anni fa a parlare di questo eravamo proprio agli albori, possiamo dirlo? Esatto, i numeri sono più che raddoppiati, questo ci fa piacere e questo però significa anche che alle pelli è abbinato sempre un maggiore valore anche di certificazioni che poi riguardano l'ambiente, il sociale, la tracciabilità che è molto importante garantire e, e che si porta dietro poi tematiche integrate come l'animal welfare o la deforestazione. Sabrina, tra l'altro mi ricordo molto bene le tue, le vostre soprattutto, no? relazioni internazionali, a che punto sono questi accordi? Allora, gli accordi proseguono, non uh, diminuiscono mai, anzi aumentano, la collaborazione internazionale è importante anche per avere valenza maggiore di tutti gli schemi e anche per avere una maggiore visibilità. Questo è molto importante per l'ICEC che chiaramente è un istituto a carattere nazionale, però ovviamente vuole avere anche la visibilità a livello internazionale. L'importante è usare anche standard il più possibile internazionali per fare le certificazioni in modo che poi ci siano eh, i dovuti ricordi conoscimenti anche con le altre nazioni e con gli altri enti di certificazione. Una cosa molto importante le certificazioni perché comunque chi lavora con i brand credo che a oggi Sabrina sono fondamentali. Sì, assolutamente, eh, ci sono sempre nuove tematiche da affrontare, quest'anno un po' la novità è stata proporre eh, la testazione di biodegradabilità delle pelli, un qualcosa di nuovo che però appunto come dicevo prima viene misurata tramite un metodo ISO internazionale e, e vuole appunto eh, verificare qual è l'attitudine della pelle a biodegradarsi in un determinato arco di tempo in modo che si possa eventualmente anche confrontare con altri materiali e di conseguenza eventualmente in aggiunta anche misurare la sua compostabilità. Questo perché eh, gli articoli finiti tra un po' dovranno essere soggetti al Digital Product Passport e quindi tra le caratteristiche che si potranno dichiarare sono anche quelli per esempio di recupero, di riutilizzo di questi materiali, componenti dei prodotti finiti, perciò anche la biodegradabilità può essere un fattore di interesse per i clienti delle nostre concerie. Allora buoni check a tutti. Grazie e ci vediamo alla prossima fiera. Luca Boltri è il vice direttore dell'unice concerie italiane, l'Unione un nazionale industria conciaria, se permetti l'uomo dei numeri, ti ho sempre presentato così e continua anche questa tradizione. Sì, do, do, do i numeri Maurizio, esatto. Beh, dopo tre giorni di fiera li diamo un po' tutti, però credo che la soddisfazione di essere arrivati anche a questa edizione con buone prospettive per il futuro, nonostante le varie difficoltà, credo che sia importante Luca, per il lavoro di tutti. Sì, assolutamente. Eh, tra l'altro è un momento di mercato che sappiamo essere eh, complicato, in alcuni frangenti estremamente complicato, con eh, ribassi che toccano tutti i principali prodotti eh, di destinazione delle nostre, nostre pelli, dalla moda all'arredo, all all'auto. È una situazione generale, eh, lo sappiamo, un, un rallentamento complessivo dei consumi dovuto a questa onda inflazionistica che ha colpito le economie nei, nei mesi passati eh, e di conseguenza le difficoltà non sono poche. Eh, la fiera eh, serve a capire, a cercare di anche di intuire quali possono essere le, le risposte, le soluzioni per trovare appunto delle, delle vie di uscita, insomma, per cercare di far muovere le, 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 le aziende come, come in passato. Eh, diciamo che non dipende tanto da noi, è una problematica complessiva che, com che eh, colpisce tantissimi. Tantissimi settori, sicuramente i prodotti della moda, per loro natura quando ci sono questo tipo di, di, di situazioni soffrono in maniera particolare, eh, però insomma, ehm, è ovvio che eh, non può piovere per sempre, quindi dobbiamo cercare di mantenere fiducia, ottimismo. Eh, I conciatori, soprattutto quelli italiani, sono estremamente resilienti. Eh, ne hanno viste di cotte e di crude e quindi confidiamo che possano uscire da questa situazione come in passato con un rinnovato senso di fiducia e di entusiasmo. Ho detto l'uomo ad noi che te ora anche in qualità di vice direttore ma sei comunque dell'ufficio economico specializzato, se permetti Dellunce, Ecco, parliamo un po' di numeri. Sì, allora noi usciamo da un 2023 ehm, che secondo le ultime stime che abbiamo fatto ha registrato un calo di circa l'8% in termini di fatturato e di 12-13% in termini di volumi di, di produzione. È sicuramente un ribasso che non ci aspettavamo, tra l'altro eh, siamo usciti dal Covid, devo dire, con un'onda abbastanza positiva che ci ha fatto ben sperare, poi su so quello che è successo eh, lo sappiamo e quindi il 2023 purtroppo l'abbiamo archiviato con, eh, con segno negativo. Purtroppo anche il 2024 non è iniziato con un cambio di tendenza. Eh, attendiamo, attendiamo, anche quello che possono essere i sviluppi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Certo, probabilmente se dovessimo fare delle previsioni magari un pochino più eh, vicine a, insomma, a un maggior grado di realismo, forse il secondo semestre potrebbe portarci qualche soddisfazione in più. Quindi per la prossima edizione di settembre sicuramente onda, questa onda positiva sicuramente si potrà vedere, poi ne parleremo ovviamente qui. Lo speriamo, speriamo Maurizio di vederci a settembre con un diverso mood in generale e anche con diversi numeri da condividere. Eh, L'importante è comunque mantenere, come dicevo prima, ottimismo e fiducia e amore verso un materiale che è meraviglioso che noi continuiamo a sostenere anche in tutte le sue eh, caratteristiche di sostenibilità, che sappiamo essere uno del, eh, del, degli ambiti maggiormente attenzionati in questo momento eh, dall'opinione dall pubblica. Abbiamo le carte in regola, sono tantissime le sfide che, eh, che ci aspettano, che stiamo affrontando, compreso appunto anche una, eh, una serie di normative europee eh, che in maniera un po' miope. Eh, rischiano di colpire il settore, sto parlando del regolamento eh, antideforestazione, anti sarà una grandissima sfida eh, riuscire a dare le risposte che questa normativa eh, ci richiede e continuo a dire sono ottimista che questo settore possa eh, riuscire a, a vincere anche questa, questa sfida. Nelle nostre giornate precedenti, Luca, abbiamo visto però una grande attenzione da parte di tutti diciamo, i conciatori, soprattutto di quelli italiani, che la concia italiana è leader nel mondo, così come ha ribadito anche il cavaliere del lavoro Gianni Russo, perché la qualità e soprattutto il modo di fare concia e pelli, se permetti, in Italia non ce n'è per nessuno. Sì, le pelli italiane sono da sempre le pelli più, più belle. Eh, più belle del mondo, hanno una qualità eh, incomparabile rispetto alla stragrande maggioranza delle, 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 pelli, delle pelli concorrenti, una qualità che sicuramente si è sempre declinata sia in ambito stilistico, tecnologico, di innovazione, di design e che ultimamente, data appunto anche la crescente attenzione sui temi ambientali, eh, dà anche le risposte che i clienti chiedono quando parliamo di eh, responsabilità ambientale, sociale e, 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 di etica, e di etica del prodotto. Sì, da questo punto di vista, Maurizio, credo che non abbiamo concorrenti. E allora non mi resta che ragurarti a te e a tutto lo staff di Linea Pelle, soprattutto dell'Unice Buon Lavoro, noi ce la mettiamo tutta come sempre. Ci vediamo a settembre, grazie. E come da tradizione siamo con Fulvia Bacchi, lei è direttore della Unice, Conceria Italiana soprattutto è l'amministratore delegato di Linea Pelle. Un'edizione molto particolare e poi con questo entusiasmo una grande chiusura. Siamo reduci di questa cerimonia che è stata come sempre emozionante. La fiera direi che ha avuto un andamento positivo nel senso che abbiamo avuto degli ottimi numeri, purtroppo non è cambiato di molto l'andamento del mercato e questo ci preoccupa. Però il fatto che ci sia stato tanto interesse verso questa manifestazione, verso le nostre aziende, ci fa sperare che prima o poi la ripresa ci sia. Insomma. Ed è proprio così perché anche dalle interviste che abbiamo mandato nei giorni precedenti la cosa importante è l'ottimismo, perché la gente comunque rimane ottimista, dice il mercato riprenderà, ci vuole solo questione di tempo, perché la qualità della conceria italiana non è mai, mai stata messa in discussione. No, e soprattutto questa fiera lo ha dimostrato ancora una volta perché è stata ricca di contenuti, di proposte creative, abbiamo anche cercato come organizzazione di valorizzare sempre più la pelle in vari settori, anche in quello dell'interior design, quello dell'abbigliamento, quindi la pelle deve avere un futuro e lo avrà sicuramente. Molto entusiasta è stato anche il presidente di Inapelle, il cavaliere del lavoro Gianni Russo, che dice 1200 imprese che sono qui in esposizione, provenienti da 42-43 paesi, credo che questo sia un segnale importante. È un segnale importante, non possiamo negare che siamo la fiera più importante al mondo e lo siamo grazie al valore delle nostre concerie, perché è la pelle Made in Italy che vince su tutto. Fulvia, concludiamo con questo, permettimi il termine manicomio, entusiasmo che questi mille ragazzi partecipanti anche a questa edizione Amici per la Pelle ti hanno coinvolto, anche te come sottoscritto, come tutti i presenti. Sì, è sempre emozionante, è una gioia ed è un piacere per noi ospitare. Certo dobbiamo ringraziare le istituzioni, i docenti che ci sostengono in questa iniziativa, e ai ragazzi che ci mettono tanto entusiasmo. Direttamente dal palco di Sanremo oggi c'è Rocco Ante, ragazzi. Y yo cuando vuelvo a casa conmigo es siempre noioso muy...

Faccio la salute, lui è tutto il nostro visto, ehi, ehi, dimenticare il mare fuori del lavoro, le tue aziende fioreranno nel tuo territorio, dimenticare barche, li presteremo noi a loro, zero padroni, li prenderemo il toro, non se la fine.